Su Giulia e Filippo ancora nessuna novità, parole che pesano come macigni e ripetute anche questa mattina dal padre della ragazza dopo la convocazione in caserma. Gli inquirenti hanno chiesto alla famiglia di ispezionare il computer della giovane alla ricerca di nuovi indizi, mentre sul campo i vigili del fuoco non hanno mai smesso di setacciare il terreno. In cielo gli elicotteri, in terra le unità cinofile. Stamane poi anche i sommozzatori si sono calati nelle acque del Brenta alla ricerca di tracce. Ma da 4 giorni ormai Giulia e Filippo sembrano spariti nel nulla. I loro cellulari sono spenti e da domenica l'auto del ragazzo non è stata più intercettata da nessuna telecamera. Hanno 22 anni e entrambi sono cresciuti nella provincia di Venezia. Lei pronta a laurearsi proprio domani, lui più difficile, non avrebbe accettato la fine della loro relazione. Un testimone sabato sera li avrebbe visti litigare su un piazzale non distante dalle loro abitazioni. Le macchie di sangue ritrovate dagli investigatori faranno chiarezza, ma la speranza di tutti adesso è quella di trovarli ancora entrambi vivi.